plenaria della direttiva della comunità dove ha fatto riferimenti a fatti eccezionali dell'occupazione di tre parti del Terzo Reich, ha menzionato un greco della diaspora che era Marcos Efimiades e come è morto. Sarebbe interessante sentire dalla tua viva voce, che è un'espressione della storia della città di Trieste, come vi siete conosciuti con Marcos, i vostri rapporti, conoscenze, e poi parlarci di un altro fatto che è molto interessante, la questione del signor Nicolaides. È molto interessante anche per la stessa città di Trieste. Certo, ecco, con Marco eravamo quasi coetanei, non so, avevo un anno più di lui. La famiglia Eftimiavi aveva una villa di fronte alla nostra, quella volta che stavamo in Via Navali. Quindi abbiamo cominciato come buon vicinato. E poi ci siamo ritrovati nell'ambiente del CUF. L'ambiente del CUF in quell'anno era un po', dal punto di vista fascista, era un po' sovversivo. C'erano persone giovani come il giornalista Berti, che poi ha fatto una bella carriera, che dirigeva il giornale del CUF, Decima Regio, si chiamava, dalla legione latina che aveva occupato Tergeste quella volta, e quindi ci siamo ritrovati lì, anche se il nostro contatto era più che altro superficiale, perché onestamente dico, lui aveva già sempre questa tendenza nazionalistica, nel senso bello della parola, cioè antitedesco, antinazista. E io quella volta ero più che altro interessato allo sport, moltissimo. Allo sport, e cominciavo a scrivere qualcosa. Però ci siamo anche ritrovati nelle maniere più assurde, come in realtà, almeno da quello che si è potuto vedere a Trieste, il fascismo a Trieste, che era soggiogato dall'occupazione tedesca della città annessa al Grande Reich. Il fascismo era un po' così molto superficiale e anche un po' burattinesco. Ad ogni modo, tra le varie cose c'era l'iniziativa per portare alla cultura fascista italiana di invitare i sudditi esteri, anche nemici, perché l'Italia era in guerra con la Grecia, agli spettacoli più che teatrali dell'opera, e spesso con Marco eravamo in due, tre al Verdi, no, in un palco, e ci siamo visti le opere che erano portate in giro dalle varie compagnie. Poi, ripeto, eravamo vicini di casa, così, quindi con una certa anche ammirazione, mio padre parlava di questo giovane così patriottico, nel senso bello, nel senso della libertà, che era il nostro vicino. E io con lui avevamo rapporti superficiali, però ricorderò sempre una cosa. A un certo punto Marco era stato
arrestato, portato alla Villa Triste di Trieste, che era in via Bello Sguardo, torturato, si diceva, e non aveva parlato. E poi l'hanno rilasciato la prima volta. E quando quel periodo in cui era stato rilasciato, ricordo come ieri di averlo incontrato in corso, sempre elegantissimo, ricordo, ci aveva tutti colpito, aveva un'ombrella col manico di pelle di serpente e l'aveva quel giorno. L'ho salutato, gli ho chiesto come cos'è stato, non ha voluto dirmi niente, però al momento di salutarci mi ha detto: stai attento, stanno dietro anche a te. È stato uno dei tanti periodi in cui non abitavo più a casa, andavo in giro secondo le notti da vari amici e conoscenti. Poi l'hanno preso, l'hanno torturato di nuovo non ha parlato, portato al coroneo e vittima di quell'orrenda cosa che è la decimazione per l'attentato al liceo musicale di Via Gheta, dove tra l'altro, per dire, noi concetti insieme con lui, martiri, ci sono stati due ragazzi che arrampicavano con me e gli altri amici più spinti alle difficoltà di Trieste dal punto di vista proprio tecnico. E anche quei due li hanno presi. Uno aveva 17 anni e l'altro 18. In quell'epoca la vita a Trieste era tale come solo un governo, un potere del tutto assurdo, come poteva essere il potere del nazismo in quella volta, in cui agivano per proprio sadismo. Non si può dire altre parole. Tu vivevi a Trieste, camminavi qua in via Mazzini, improvvisamente alla prima trasversale veniva un camion della SS, bloccava la strada, di dietro ne veniva un altro e chi passeggiava era preso e portato al coroneo. Si capisce, no? Che interesse potevano avere questi poveri cittadini che semplicemente cercavano, grazie al dono dell'umanità, di abituarsi a questa vita che non era vita, era, quando andava bene, vegetare. Prendevano questi al coroneo la prima occasione. Io ho avuto il mio compagno di cordata, vero partigiano, arrestato, l'hanno torturato, anche lui non ha parlato, è stato per 3 mesi al coroneo. Improvvisamente, un giorno, prendono 10-15 di questi prigionieri, camion, carso, fucilazione e poi. Che senso poteva avere, dopo 3 mesi, che ormai sapevi tutto quello che potevi aver saputo? No, è il gusto del sadismo cretino, come tutti i lati estremi della psicologia umana, portata al potere, potere che già vacillava, e quindi tanto più ero avvelenata, e
per cui le persone senza uno scopo, senza un perché, perché quell'ottobre e non il settembre precedente, dopo tre mesi venivano fucilati. Molto peggio per Marco. Marco è stato tra le impiccate appunto di Via Vega. Lui era una persona molto particolare. C'era tra noi e anche tra tutti gli altri studenti universitari di queste nostre età, c'era senso da parte sua come non di freddezza, ma di appartenenza a un altro mondo, perché lui era veramente partigiano. Noi eravamo, sì, io ho ospitato il mio compagno di cordata, fucilato anche lui poi, per giorni e giorni a casa mia, ma lo facevo più che altro per un fatto di amicizia, di fraternità, di cordata. Lui invece aveva questo ideale talmente puro da sopportare tutto quanto ha sopportato in quei suoi due arresti prima di essere sacrificato. È una bella figura dal punto di vista umano, e questo non va dimenticato, e questo dovrebbe essere ricordato, perché a Trieste non c'è una via in suo nome. Una delle cose mettono dei... Io abito in una vieta che si chiama Papiriano. Chi era questo Papiriano? Uno scrivano romano. Questo noi a Trieste ricordiamo, e non i nostri eroi, quelli che hanno messo in gioco il momento più bello della vita, il momento della giovinezza in cui la vita dovrebbe aprirsi per te e tu volontariamente, coscientemente la sacrifichi per essere fedele al tuo intimo ideale di libertà. Libertà vo cercando, dice Dante Alighieri, libertà che, si dice, dovrebbe essere il dono più bello dell'uomo, e che la politica, la socialità, la guerra a loro, gli interessi personali, egoistici oggi, tendono a sopraffare per permettere al potere di guadagnare un euro in più di quel tanto che già abusivamente si può dire guadagna. Questo è stato Marco Eftimiani, e penso che sarebbe doveroso un'azione per chiedere a questo municipio di intitolare una via a lui e a altri anche. Ezio Rocco, il mio amico, fraterno, compagno di cordata, che hanno onorato la città. E se non ci fossero comunità come la comunità ellenica qui, o amici fraterni come io per Rocco e per gli altri alpinisti sacrificati in quell'epoca, nessuno più si ricorderebbe, non dico di loro, ma del loro nome. Il giorno che hanno impiccato, cioè raccontato la Dragona, Marcos, voi eravate sul caso e sentivate una via iniziale. Ma è una cosa, quando io penso, orribile, perché noi, io scendevo da Via Navali e in piazza, perché passava la 6 per Piazza Goldoni,
prendevamo la 6 per andare a Barcola, da cui a piedi andavamo alla Napoleonica cosiddetta, per allenarci a rociare, perché noi vedevamo la montagna, l'arrampicata, come il simbolo della libertà, il simbolo della bellezza della natura sopraffatta dall'occupazione nazista. E quella volta, il 6, una volta preso, arrivati in piazza Operda, era stato fermato da un cordone di polizia. Non si vedeva niente, ma non c'era niente a vedere. Allora noi, per cui quell'arrampicata era quasi il fedele che torna alla sua fede, la roccia, siamo scesi dal 6, abbiamo fatto il giro per piazza delle poste e oltre la stazione abbiamo ritrovato il 6 che invece di venire avanti lo facevano girare e tornare avanti. Questo perché in quel momento stavano impiccando o dovevano portare ancora per impiccare i martiri di Via Ghena, tra cui, ripeto, c'erano due ragazzi del nostro gruppo di scalatori di 17 e 19, Della Galla e Solda. Noi, anche come comunità, anche io personalmente, anche con l'aiuto della direttrice della Fondazione Ellenica di Cultura, del console generale della Grecia, la signora Marina, vogliamo sviluppare un'iniziativa, un riconoscimento inizialmente dello Stato greco, per onorare questo grande uomo della diaspora greca. La grecità è più ampia della sola Grecia. Certo. Il suo figlio della Grecia, della grecità, come lei è un grande bel figlio della grecità. Certo. Vogliamo onorare questa persona e vogliamo avere tutti i dati per sviluppare questa iniziativa, anche a chiedere in un momento come si sviluppa questa iniziativa al Comune di Trieste di onorare.